Ben ritrovati in primo piano oggi il dramma lavoro, partendo dal caso della ex Irisbus, una delle vertenze simbolo, se vogliamo, in Campania. Ne parliamo con Silvia Curcio, operaia appunto dello stabilimento di Flumeri e delegata della FIOM CGIL. Ben ritrovata intanto, grazie per la sua disponibilità. Ecco, una vertenza che ormai diventa sempre più difficile, dopo tante promesse non si vede una via d'uscita, perché? Ma il problema principale è proprio l'alternarsi della politica, perché noi in questa vertenza abbiamo avuto 6 governi e 7 ministri, quindi abbiamo dovuto rincorrere sempre un po' la politica affinché si decidessero a far produrre autobus in Italia. Ma così non è stato, perché continuiamo a vivere in una situazione di precarietà. E non ultimo, ecco, con il nuovo governo avevamo avuto una speranza, dicendo che il ministro Di Maio ci fece esaltare, dicendo che c'erano le ferrovie dello Stato interessate, e per noi sarebbe stata un'ottima scelta quella di far entrare, ecco, le ferrovie dello Stato con Bus Italia, perché producevamo autobus e Bus Italia fa le gare, insomma, gestisce il parco mezzi, le gare degli autobus che si devono rinnovare, insomma, nelle regioni. Quindi, tanti impegni, tante promesse, vi sentite presi in giro? Eh sì, perché poi alla fine siamo rimasti in pochi, quindi diciamo che abbiamo sperato sempre, poi queste false speranze all'improvviso vengono meno, perché poi ci promettono delle cose, un minuto dopo vengono smentite, sia la ristrutturazione, sia per fare ristrutturare, diciamo, lo stabilimento, e in più fare gli investimenti per montare le linee, perché per essere competitivi, perché si sa che produrre autobus in Italia è molto costoso e c'è poco margine di guadagno. Quindi se non si ristruttura, poi questa è la base, insomma, se non si ristruttura, lo stabilimento non potrebbe nemmeno essere appetibile affinché possa arrivare un nuovo socio, perché è chiaro che non verrà nessuno, non ci sono eroi in Italia di imprenditori che verranno a mettere di tasca propria 9 milioni di euro, poi arrivare lì e magari trovare già un piano industriale che dovrebbero accettare senza proferir parola. Quindi diciamo che c'è tutto questa situazione un po' particolare, che non vuole essere, cioè non lo so, forse non c'è l'intenzione di voler mantenere in Italia questa produzione, e ci stanno tenendo attaccati con la bombola dell'ossigeno, ecco perché dobbiamo avere questa cassa integrazione da 8 anni, e questa inattività, diciamo, danneggia molto, è devastante per i lavoratori. Certo. Non infatti avere il futuro. Infatti molti lavoratori sono sfiduciati, addirittura dicono meglio staccare la spina. Come giudica queste prese di posizione? Non sono d'accordo di staccare la spina, perché se ci guardiamo intorno noi vediamo bene il deserto che si sta verificando industriale in Irpinia, quindi stiamo perdendo un sacco di posti di lavoro, tanti giovani che non hanno la possibilità di un futuro per rimanere qui dove noi abbiamo investito, noi genitori, e quindi i ragazzi vanno via, non hanno né speranze. Per cui noi invece, io sono perché lo stabilimento resti aperto, non perché si chiuda, perché se oggi siamo ancora aggrappati a una speranza è proprio perché quello stabilimento è rimasto aperto, anche con poche attività, ma è rimasto aperto. È ovvio che bisogna che ci sia un impegno celere, perché non è possibile più rinviare una ristrutturazione. I tempi stringono, la cassa integrazione scadrà a dicembre e bisogna essere subito dopo la pausa estiva, bisogna iniziare i lavori di ristrutturazione e impegnarsi affinché tutti noi lavoratori rientriamo nello stabilimento. Ma che si stacchi la spina, non sono d'accordo. Ecco, però quest'ultimo episodio ha fatto discutere 30 lavoratori che dopo 8 anni sono tornati in fabbrica e però subito sono usciti con la cassa integrazione. Questo che segna lei, secondo lei? Questo, ecco, sono gli errori che fa la politica. Se noi, cioè, la verità non la dicono, e quindi però un minuto dopo devono fare i conti con la realtà. Perché se noi andiamo al Ministero il 18 di giugno e ci viene il 18 luglio e ci viene detto che abbiamo tutte le carte in regola per poter ripartire, perché ripartirà la cassa integrazione, la ristrutturazione, perché Invitalia non esce dalla società, e quindi noi abbiamo la speranza che le cose possano, ecco, entro settembre iniziamo i lavori. Ok, un minuto dopo, 8 giorni dopo, i lavoratori, 30 lavoratori vengono messi in cassa integrazione per mancanza di materiali. Quindi questo fa preoccupare, perché non si può dire è tutto a posto e poi mandare i lavoratori a casa. Questi sono segnali negativi che, ripeto, sono devastanti per i lavoratori che sono già provati da anni e anni di inattività.
Ecco, lei dice che bisogna continuare a combattere, ma questa battaglia come va portata avanti, secondo lei? In che modo? La battaglia, cioè il perno principale è la politica. Noi non possiamo far altro che rincalzare la politica, perché non siamo noi, neanche come sindacato, a scegliere chi è l'imprenditore che deve produrre autobus in Irpinia o a Bologna. È la politica che deve trovare il socio affinché un imprenditore serio, che abbia le spalle larghe, per poter gestire una realtà come quella di Flumeri, dove ricordiamo sempre che ci sono 1.000.000 di metri quadrati di terreni, dove ci sono 115.000 metri quadrati di capannoni, e quindi una zona dove dovrebbe essere in espansione, perché magari si parla dell'alta capacità, un domani arriverà l'alta capacità e sarebbe fondamentale avere uno stabilimento ristrutturato dove molti altri imprenditori possono venire ad investire con la ZES che interessa quell'area, che ad oggi anche quella è solo sulla carta, ma ancora non vediamo che inizia qualche imprenditore ad attivarsi in quella zona. Quindi noi questo speriamo, che la politica faccia questo. Poi noi siamo soli, ecco, io lo dico, lo ripeto da anni, noi in Irpinia siamo soli. La politica non ci segue, non ci dà la possibilità che danno a Bologna, i politici di Bologna, il presidente, il governatore della regione Emilia-Romagna viene ai tavoli, l'assessore alle attività produttive e al lavoro vengono ai tavoli, vengono a discutere per salvaguardare i posti di lavoro dell'ex Breda Menarini. Noi invece non abbiamo questa rappresentanza e quindi abbiamo la solitudine da parte dei parlamentari, perché non hanno voluto un confronto con noi per indicare insieme la strada, perché poi io dico sempre, noi non abbiamo fatto una battaglia solo protestando, noi abbiamo fatto anche delle proposte. E ricordo nel 2012, quando eravamo spacciati, perché dopo la chiusura con il governo Berlusconi, il ministro Romano disse un privato può andare dove vuole, quindi Fiat poteva andare dove vuole, e noi non avevamo speranze. Ci siamo messi insieme come Fiamme Nazionale, con la Fiamme di Bologna e con la Fiamme di Avellino, insieme a Bruno Papignani, il segretario che è scomparso da poco, e ci dispiace tantissimo perché era una persona molto valida. Abbiamo fatto un accordo per mettere insieme la Breda Menarini con la ex Irisbus. Era un'utopia, perché era impossibile mettere insieme una fabbrica statale con una fabbrica privata. Quindi, però abbiamo convinto la politica di allora, c'erano 6 parlamentari, ognuno di una componente, di un partito diverso, quindi insieme abbiamo fatto una mozione, insieme l'abbiamo scritta quella mozione, è stata presentata in Parlamento, tutti l'hanno votata, al che abbiamo creato il polo dell'autobus in Italia. Noi volevamo che fosse pubblico, non ci siamo riusciti, ma abbiamo creato un polo mettendo insieme 2 realtà, le ultime 2 che erano rimaste in Italia che producevano autobus. Quindi non è che facciamo solo proteste, noi facciamo proposte, e la politica dovrebbe dare, insomma, fare il confronto anche con le parti sociali per capire insieme dove possiamo trovare la soluzione. Invece no, qui c'è un'ostilità nei nostri confronti, e mentre invece, ripeto, a Bologna a 360 gradi la politica è presente, il sindaco, il governatore, gli altri parlamentari, certo, sono vicini ai lavoratori. Fa capire la delusione che c'è da parte dei lavoratori rispetto al ruolo della politica. Questo territorio ha eletto parlamentari del Movimento 5 Stelle che eppure avevano garantito una svolta per lo stabilimento di Flumeri. Il governatore De Luca era sceso in campo, poi che cosa è venuto meno secondo lei? Ripeto, è venuto meno il confronto, perché si sa che è una situazione molto complicata, perché in Italia gli imprenditori non li troviamo dalla sera alla mattina che arrivano e vengono ad investire, quindi bisogna creare le basi affinché si possa investire. La regione magari, come aveva promesso quando c'era l'assessore alle attività produttive, l'Epore, che avrebbe dato soldi, milioni di euro per innovazione e tecnologie, per ricerca e sviluppo, tutto questo è venuto meno, non abbiamo visto un euro. Poi c'è stato il fallimento della vecchia gestione, ma è stato portato al fallimento perché è chiaro che è stato abbandonato, cioè prima è stato esaltato e messo promettendogli mare e monti, poi dopo è stato abbandonato anche l'amministratore delegato precedente, e quindi siamo arrivati al punto
che non era mai accaduto prima negli anni precedenti, di arrivare al fallimento. È stato scongiurato alla vigilia di Natale, si può dire. Quindi abbiamo questa situazione di stallo, e se la politica, insomma, ripeto, non trova un imprenditore, se lo deve chiedere perché non lo trova. Perché probabilmente c'è poca credibilità. Nessuno verrà ad investire sapendo di non avere delle garanzie. E le garanzie sono quelle che bisogna ristrutturare, bisogna ritornare al lavoro, fare gli investimenti. Se uno non fa gli investimenti non si sbloccherà niente, né per noi né certo. per le altre aziende. Sotto il profilo umano, com'è cambiata la sua vita e quella dei lavoratori della ex Irisbus negli ultimi 8 anni? Diciamo che, ripeto, come ho detto prima, è stato devastante molto più per i miei colleghi uomini, perché per un uomo perdere il lavoro e non poter provvedere dignitosamente alla propria famiglia non è una cosa molto semplice da superare. Quindi in questi anni la fortuna, ecco, tra virgolette, è stata che allora, quando abbiamo chiuso, siamo riusciti a farci, quando uno incalza la politica, noi eravamo fuori dagli esodati. Invece con un decreto siamo rientrati noi e Termini Imerese, per poter dare la possibilità ai nostri colleghi che avevano maturato i requisiti di poter andare in pensione, e se ne sono andati 300 colleghi, 100 si sono trasferiti tra impiegati, che se ne sono andati a Torino e negli altri stabilimenti, e noi siamo rimasti 300. E adesso stanno andando via altri colleghi con la quota 100, qualcuno è venuto a mancare, perché poi il lavoro, quando manca il lavoro manca tutto, e quindi diciamo anche la mente spazia in sentieri poco piacevoli, certo. E quindi molti si sono anche ammalati per questa questione, perché hanno preferito, abbiamo lottato perché volevamo rimanere qua, perché era molto comodo dire ok, Fiat ci trova un'altra collocazione, ce ne andiamo negli altri stabilimenti, ma noi abbiamo lottato perché rimanesse qui la fabbrica aperta, perché avevamo la speranza che qualcuno si impegnasse affinché anche i nostri figli potessero trovare un'occupazione qui e non andare a trovare un lavoro precario altrove, ecco. Questo è. Silvia, per chiudere questa nostra intervista, il rapporto Svimez ci ricorda, con i dati impietosi, che insomma questo territorio rischia una desertificazione industriale, ma anche uno spopolamento dei paesi di questa regione. Ecco, lei come guarda il futuro? Ma io la vedo nera, perché cioè non c'è nessun segnale positivo, sono solo segnali negativi. Al di là che nelle campagne elettorali si promettono posti di lavoro ovunque, ma il lavoro fondamentale, qui bisognava investire nelle aziende che ci sono, bisogna sbloccare, insomma, gli investimenti privati e pubblici affinché, ripeto, i nostri ragazzi non siano ancora costretti a prendere la valigia a partire, perché poi barattano gli affetti per andare altrove. Noi gli dobbiamo dare anche qualcosa di soldi, perché non hanno la possibilità di pagare gli affitti con quello che guadagnano. Quindi se non c'è veramente un cambio di rotta, io penso che qui lo spopolamento già è in atto. Il mio paese, che all'atto, quando è venuto il terremoto eravamo 3.000 abitanti, oggi siamo 1.000 abitanti, di cui tutti anziani. E io forse sono la più giovane, che tengo quasi 60 anni. Cioè, per dire che i ragazzi vanno via a studiare altrove e non tornano più, perché non c'è una speranza, non c'è un futuro. Ecco perché noi ci siamo battuti e continueremo a batterci affinché quella fabbrica resti aperta e si facciano le assunzioni. Eravamo 700, non vogliamo essere 700, 500, ma facciamo le assunzioni per i nuovi giovani, sblocchiamola questa benedetta situazione. Non è che solo in campagna elettorale facciamo le promesse e un minuto dopo queste promesse vengono meno. Bene, speriamo che ci sia davvero una svolta dal punto di vista del lavoro per la ex Irisbus. Intanto grazie a Silvia Curcio, delegata della ex Irisbus per la FIOM CGL, che è stata nostra ospite. Grazie in regia per noi Michele Urciolo, naturalmente grazie a quanti ci hanno seguito. Arrivederci.